posticipo della 25esima giornata di Serie C, e allora andiamo nel girone C, perché a chiudere la giornata sono stati Regina e Ternana. È arrivata la vittoria della Regina che continua ad essere lassù in testa a questo girone. Sì, tra l'altro in questo girone si incrociavano le prime quattro della classifica, è stato un grande successo anche di pubblico, perché 10.000 a Reggio Calabria, quasi 5.000 a Monopoli, quindi davvero un grande successo popolare. Regina che con questo gol di Liotti ha battuto la Ternana, ha mandato la Ternana a meno 11, quindi direi quasi escludendola dalla lotta promozione, e ha approfittato del pareggio del Bari per aumentare il vantaggio sul Bari, quindi per la Regina è stato davvero un weekend fantastico, più 8 sul Bari, e quindi adesso ancora di più padrona del proprio destino la squadra di Mimmo Toscano. Daniele Liotti, tra l'altro arrivato proprio nell'ultimo mercato dal Pisa, lo ascoltiamo? Fa dei risotti buonissimi e faceva anche il pizzaiolo a 14 anni, qui davvero nel proprio menù ha segnato un gol fantastico, e quindi ci racconta anche e soprattutto com'è stata la notte, questa mattina, tutti i messaggi che ha ricevuto. Siamo curiosi, sentite. Sono andato a dormire alle 5 di mattina questa mattina perché non riuscivo a prendere sonno tra i tanti messaggi ricevuti da tanta gente che mi è stata vicina, e li ringrazio, è stato veramente bello. Settimana è venuta tua madre e ti ha detto lunedì segnerai contro la Ternana. Sì, diciamo che sono venuti i miei giovedì, e mia mamma quando l'accompagnai alla stazione mi disse se lunedì gli dedicavo un gol, e così è successo. Liotti voleva la Regina voleva Liotti. Sì, è stata una trattativa abbastanza lunga, e già da quest'estate il direttore Taib insieme al mio procuratore Paoloni si tenevano in contatto perché mi volevano fortemente qui a Reggio, e poi alla fine a gennaio si è concretizzata. Già da quest'estate vedevo l'entusiasmo che c'era qui a Reggio. E hanno fatto un girone d'andata strepitoso, hanno battuto quasi tutti i record che c'erano da battere, e quello che ho visto da quando sono arrivato è che c'è un grande gruppo, e un grande staff tecnico che ti fa stare sempre sul pezzo. Dove può arrivare questa Regina? L'obiettivo della Regina è quello sicuramente di vincere e di arrivare più in alto possibile, perché una piazza come Reggio merita ben altre categorie.